Bentornati ad un nuovo appuntamento di Leggenda Cinematografica. Oggi ci soffermeremo a parlare di un film piuttosto particolare per la regia di Christopher Nolan, Memento del 2000, con Guy Pearce e Joe Pantoliano. Tale opera rappresenta, a nostro avviso, la massima produzione del regista britannico, tanto da valergli una candidatura agli Oscar nella categoria sceneggiatura originale, che purtroppo non gli è stata riconosciuta. Il plot di Memento si compone di una trama abbastanza lineare, ma dalla struttura molto intricata, la quale rappresenta comunque il segno distintivo per eccellenza di questo film. Leonard Shelby è un ex agente assicurativo che vive un'esistenza ai limiti dell'inverosimile. La sua condizione mentale è irrimediabilmente compromessa. Infatti, a causa di una colluttazione subita in casa da due malviventi, la moglie rimane uccisa ed il protagonista subisce un trauma che gli causa la perdita della memoria a breve termine. Leonard non è più in grado di catalogare nuovi ricordi. Dopo alcuni minuti, infatti, dimentica ciò che ha appena fatto, per poi ritornare ad uno stato di incoscienza. Ma il fatto più eclatante è che, malgrado la sua condizione, Leonard è intento a dare la caccia all'assassino della propria consorte. Aiutato da un'infinità di post-it e tatuaggi da lui stesso redatti, raffiguranti indizi sull'identità di questo assassino. La struttura che abbiamo accennato poc'anzi, ha la caratteristica di rendere perfettamente la condizione di Leonard. La prima sequenza che ci si para davanti è cronologicamente l'ultima. L'incedere infatti va a ritroso con l'intento di dire non come andrà a finire, bensì come comincerà. Una perfetta rappresentazione di ciò che ha in mente lo smemorato all'inizio di ogni scena, lo straniamento e l'alienazione. Si tratta di un thriller atipico con delle sequenze molto più dedite al dialogo piuttosto che all'azione rocambolesca. L'unica critica che gli si può muovere sta nella mancanza di cinismo, essendo appunto un film fin troppo ragionato. Dal punto di vista simbolico, invece, proprio come abbiamo detto in Matrix nelle nostre precedenti interazioni, Memento simboleggia in modo differente la volontà dell'uomo di voler credere in qualcosa che a lui fa più comodo, ma che non rappresenta la realtà dei fatti. Tale simbolismo viene espletato in maniera abbastanza evidente ed esalta un colpo di scena finale che ha dell'incredibile. Memento è un'opera geniale, ricca di intrigo e mistero, e la sua visione non può essere certo consigliata a chiunque, data la complessità dell'intreccio narrativo, bensì solo a chi è in grado di apprezzare la tipicità in generale e di chiudere un occhio sul ritmo piuttosto blando ma comunque ammaliante. Buona visione.